Cari amici, pare che Vilma Goic stia perdendo la pazienza all'interno della casa del GF VIP 7. Sono finiti i tempi in cui si faceva volere bene da tutti. La Goic sta tirando fuori quella parte del carattere che aveva sempre tenuto a bada e lo ammette la stessa GFina dicendo: fino a questo momento mi sono trattenuta moltissimo. Ora mollo i freni e da domani si cambia tutto. Nella vita sono stata sempre una gran rompiscatole e ora vedrete. Vilma ha anche detto in confessionale che lei è sempre stata molto più dura di così ed ha intenzione di mostrare la vera se stessa. Ma cosa è successo di preciso? Al GF7 stanno preparando i canti di Natale. Ognuno dei concorrenti dovrà cantare o almeno impegnarsi nello spettacolo natalizio. La direttrice artistica è ovviamente Vilma, però pare che non sia aiutata da tutti. Uno si porta l'insalata, l'altra va in cucina, provate tra voi perché no, io Vilma. Me ne vado a f***o. No, perché per me lavorare significa lavorare. Durante le prove, Daniele Dal Moro, ad esempio, era intento bello a farsi la sua insalata e Tavassi stava lì a guardare anziché partecipare. No, adesso mi vado a preparare l'insalata pure io. Ma che c***o stavo a fare? Daniele, no, ma dai! Però, ma Vilma, scusa, uno va a fare l'insalata, l'altro si va ai c***i suoi. Ma che sono prove queste? Povera Vilma, l'hanno fatta andare su tutte le furie. Infatti la Goic non ha sopportato il modo di fare dei ragazzi e ha iniziato a scagliarsi contro di loro con una reazione molto forte, con insulti, parolacce, eccetera, eccetera. Abbiamo capito che non è finita qui. Ciao!